acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, Svetta Tenaris che segna un importante progresso del 2,44%. Le peggiori performance si registrano su Inbit, che ottiene meno 1,07%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a più 97 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,63%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania ha annunciato il dato sull'indice IFO, pari a 96,6 punti. In Spagna, pubblicato il PIL con valore pari a 0%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla fiducia consumatori dell'Università del Michigan. Si attende dalla Spagna la diffusione delle vendite al dettaglio, previsto martedì. Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia 12.876 punti.